E quindi con quale deck voglio arrivare ad infinito? Questo qua a mio avviso è un deck molto interessante. Abbiamo Uukai che è un po' particolare, però obiettivamente è un 1-4 easy, quindi l'ho messo, però si potrebbe cambiare questa. Già la questione inizia a farsi interessante con Agente 13, perché chiaramente è un deck basato sul Devil Dinosaur, no? Poi a parte questo abbiamo un abbonamento, di Hotman che ringraziamo. Quindi appunto con Kitty Pride più Hawkman è quell'1-4 garantita su di lui. Angela, anche qua con Kitty Pride devastante. Cable per pescare. Mirage per pescare, ed è interessante perché andiamo a pescare una carta di costo basso, diamo pure più 2 forza. The Collector tipo fondamentale, essendo tutto basato sulla pesca. Sentinel sempre per pescare, poi 3 di forza non è male. Agente Coulson, anche questa mi piace molto perché mi va a pescare una carta casuale di 4-5, sempre utile per il Devil Dinosaur, sempre anche per il Collector. E soprattutto, tutto, essendo 4-5, magari ti va a pescare anche una win condition, non si sa mai. Shang-Chi devastante, soprattutto adesso è pieno zeppo di deck destroy che diventano rotte certe carte, quindi questa qua è molto utile. White Queen sempre per la pesca, più anche 6 di forza normale. E poi il Devil Dinosaur, non ho nessuna carta da 6 perché effettivamente sul finale dovrei usare Devil Dinosaur più Kitty Pryde assieme, che non è male. Oh, grazie, mi hai dato Collector, grazie. Ti snappo già subito, guarda, c'ho carte solo di pesca e Collector, quindi se non ti snappo ora, dai, forza e coraggio. Le carte giocate qui non vengono scoperte fino alla fine della partita. Quindi io ti devo dire. The Collector, poi Kitty Pride, Sentinel. Lui ancora non ha giocato nulla. No, Sentinel. Beh, già snappato, non è male. Ti giuro se perdo. Hulk. Hulk, direi ottima carta. Poteva darmi anche una carta sbocco, ma ha dato una che non è male. Kitty Pride mi ritorna in mano. Allora io per vincere il campo di destra in teoria devo sempre mettere Kitty Pride qua, che comunque costa 0, ci sta. Hulk non lo uso fino alla fine, assolutamente. Qua posso tranquillamente farti di questo, ovviamente. Sinistra è un ottimo campo in questo momento, perché io sul finale poi pesco e vado a potenziare lui. Però non so cosa mettere ora, perché un po' di pesca adesso mi serve. Però pesca di carte forti, quindi Sentinel lo posso tranquillamente... Però dipende, sai, perché avere un'altra sentinella... Potrei metterlo di là nel prossimo turno. Non adesso. E Cable di qua. Non mi convince. Cable mi dà la carta che pesca anche lui. E questa mi dà la carta più forte. No, facciamo così. In realtà ho fatto un errore, perché adesso sono costretto a giocare a destra. A meno che non metto Kitty Pride. Se metto Kitty Pride va anche bene, volendo. Non vado a dare quei più 2 ad Angela. È un po' particolare. Non so, forse però mi conviene mettere Kitty Pride a destra adesso. Sì, faccio così, questo te lo metto a sinistra, così non lo vede fino alla fine. E per il resto, beh, costano 0, quindi chi se ne frega. Qua ho già snappato. Raga, per forza. Qua scarta tutta la sua mano. Ok, non male. Wolverine gli va in campo. E poi ciao. Apocalypse che gli ritorna in mano più forte. Quella si distrugge, quindi va lui. Ha scartato una carta abbastanza... una mano abbastanza interessante. Però, vabbè, qua è già potenziato al massimo, quindi più di così non va. Questa è 9, quindi in realtà mettere Shang-Chi qua non è male. Raga, non posso perdere sta partita, dai. Cioè, non ha veramente senso. È impossibile. Io posso mettere tutte le carte tranquillamente, sia di costi. Anzi, in realtà non ci stanno tutte, una mi deve rimanere. Vabbè, agente 13 mi rimarrà in mano. E poi con questa la vado a scartare. Devo solo capire, vabbè, ho questa qua e questa qua. Queste non c'è dubbio. Devo solamente capire se è più conveniente mettere Hulk nel centro o a sinistra. Allora, perché lui potrebbe avere Shang-Chi. Se ha Shang-Chi e me lo mette centrale mi distrugge lui. Quindi con questa vado un po' in protezione. Sì, direi che questa è la scelta migliore. Ragazzi, cioè, vi giuro, se perdo questa, non so. Qua gli tolgo quella lì che costa 9 e va benissimo. Vabbè, ha messo 2 carte, quindi credo siano abbastanza tranquilli. America Chavez comunque da 10. Ok, a destra ho perso, però in mezzo non ha giocato nulla. A sinistra ho messo Hulk, dovrebbe essere bello forte. Se ha messo Shang-Chi a sinistra mi toglie Hulk e poi c'è un'altra carta e basta. Che carta? È Dracula, vediamo cosa gli scarta. Vabbè, ok, gli scarta quello, ho vinto, posto. 16, ho vinto, bene. Ok, meno male. Oh, qua se dopo mi dai Shang-Chi non è male. Buono che abbia già il Collector, 3 carte che mi fanno pescare. Bisogna snappare. In questo turno le carte non vengono scoperte. Vabbè, comunque non è un problema, tanto
potrei mettere lui mid. Allora, aspetta, lui potrebbe avere coso, Heimdall qualcosa, quindi potrebbe alla fine spostare tutte le carte a sinistra, quindi ipoteticamente giocare a sinistra, però ho pescato Shang-Chi per distruggere. Interessante Shang-Chi, perché con lui avrà il deck movement e con multi-Mellam, che si chiama, e altre carte può diventare gigante, quindi vabbè, qua fine il turno. Quindi Shang-Chi potrebbe avere il suo fascino, assolutamente, però devo giocarlo nel momento giusto. Ecco, anche carte ridotte di uno non è male, anche per questo motivo, così se lui si boosta, prima si boosta meglio è. Arrivati a questo punto, io potrei mettere questa mid. Questa mid, pesco una carta, va bene, o anche a destra volendo. Mettiamo a destra, tanto cambia poco in questo momento, mettiamo a destra. Campo di sinistra, regà, meno ci vado, meglio è, perché lui in questo tipo di deck c'è sempre Heimdall, o magari che si chiama. Deck è... Capisci che qua la situ inizia a essere pericolosa, eh? Multiple man appena lo inizia a spostare diventa enorme. Però potrei giocare Shang-Chi a sinistra appena se lo sposta a sinistra. Se lo sposta a sinistra... No, però in realtà aggiunge una copia nel campo precedente. Non lo va a potenziare. No, aspetta, in questo momento quindi lui ancora non c'entra nulla con Shang-Chi. Questa qua può essere interessante per spostare il mostro. Oh, non è male, ragazzi, la situ, eh? Non è male, però devo stare attento. È molto pericoloso. Metto Mirage, metto questo e soprattutto devo stare attento. E devo lasciare due slot se voglio spostare il mostro. Potrei fare così. Comunque pesco sto campo, ormai me ne frego. Giusto, sposta nel suo campo la tua carta di forza maggiore. Però non devo superarlo col collector. Vabbè, prima che lo supero col collector, oh, gliene manca. No, vabbè, ci sta. Oh, lui a sinistra in realtà non può fare più niente in questo momento. Ah, ecco, ok. Ecco, vedi che allora a questo punto potrebbe essere buono usare Shang-Chi a destra. Però qua potrebbe spostarlo il mostro, perché con Clock può, sia io che lui possiamo spostare carte, se non mi sbaglio. Human Torch. Entrambi i giocatori possono spostare le carte in questo campo. Mettere Shang-Chi adesso non mi conviene, perché se io lo metto, lui me la sposta, me la mette in quel posto. Quindi non mi conviene. Però una cosa che potrebbe essere carino fare, cioè in realtà no, in questo momento non mi conviene fare niente, ragazzi, perché potrei mettere una carta a sinistra. Quello sì, carta a sinistra va bene, perché tanto cioè a sinistra bene o male non mi cambia nulla. E metto la sentinella, così pesco e va a dare più uno collector. E poi basta, perché se io dopo devo giocare il Doctor Strange, ho sposto il mostro adesso, se no. Però se sposto il mostro adesso, mi brucio 4 di elisir, di energia, ragazzi. Ok. Allora, prossimo turno lui giocherà sicuramente Heimdall. Se lo gioca a destra, lui ha la priority. Se lo gioca a destra, sposta tutte le carte a sinistra. Se lo gioca centrale, me l'ha messa in quel posto. Vedi, alla fine della fiera, spostando tutte le carte di un campo a sinistra, proprio oddio. Però tipo, lui non si sposta, quindi è inutile. No, non gioca Heimdall, non ha, so come cacchio si chiama, non ha senso. Beh, raga, vi giuro, non so che fare. Potrei fare così. E basta, queste le tengo per lasciare il Devil Dinosaur forte. Beh, raga, una paura. Le vecchie live su... No, si sono... dopo un po' si cancellano su Twitch. Vulture. Ma ho vinto. Ma non lo può spostare, non può fare niente. Ma che è sta giocata? Sì, mi hai fatto prendere un infarto pensando volessi fare chissà che. Invece non ha fatto niente. Mannaggia. Belli 8 cubetti qua. Belli puliti. Bello sto piotto, ragazzi. Si va di nuovo a 98. Dai che siamo qua. Raga, se faccio piotto vado a infinito, eh. Allora, buoni tutti. Questa qua è una partita importantissima. Ti prego, dammi subito Collector, send, Shang-Chi va sempre buono. Dammi un'altra carta per pescare. Anche se in realtà... Ok, posso snappare. In questo turno le carte non vengono scoperte. E però a priori non mi conviene giocare nulla, perché se giocassi lei verrebbe comunque scoperta prima del collector e mi brucio uno per niente. In questo momento non ha senso. Se il prossimo campo è quello che mi va a ridurre di uno la cosa di tutte le carte, purtroppo no. Questo però è un gran bel campo lo stesso, e c'ho anche agente Coulson. Regà, non è male. Potrei farti questo a sinistra e basta. Poi dopo ti metto agente Coulson. No, però sai cosa? No, in realtà collector in mezzo. No, che a sinistra l'ho sbagliata, spiegato. No, stavo facendo un errore un po' stupido. Faccio di questo, poi agente Coulson nel centro, che comunque ha più 4, va a dare più 2 al collector e va bene. Lui qua con quella carta là se la va a rompere tante volte, poi con Shang-Chi
gliela buttiamo in quel posto. Durante il terzo turno, questa però è un po' rinfamata, fratelli. Durante il terzo turno tutte le mie carte se ne vanno. E questo è un problema. Vabbè, comunque io per forza di cose devo fare questo. Tanto poi due me le ridarà dopo. Quindi a priori, cioè, mi conviene potenziarmi nel centro ora. Morbius. Allora, anche Morbius potrebbe essere un problema. Però se mi dai di nuovo Shang-Chi ma che carte mi ha dato? Pesca, raga. Non ho messo la tua mano. Ma perché mi ha dato Jessica Jones e Thor? Cioè, mi è sfuggito qualche dettaglio. Che è successo? Vabbè, non mi voglio porre domande. Fatto sta che, mi conviene giocare White Queen per andare a botta sicura nel centro. Però difficilmente lui mi mette una carta che costa 9 adesso. E comunque mettendo White Queen diamo più una collector. A sinistra in questo momento non ha senso andare. Proviamo, vediamo che succede. Mette quello a destra. E per ora non è un problema. Sta 8. Devi darmi però Shang-Chi, sennò di che stiamo a parlare. Quella lì 2-3 non mi serve a niente. Pesco due carte e mi dà Shang-Chi. Ok. Allora. È un po' particolare perché obiettivamente io potrei anche fregarmi di Shang-Chi e mettere lui di qua. Poi ho anche Thor che costa 8, non è male. Non so, dipende come va a evolversi la questione, ragazzi. Però per ora direi che questa è la scelta vincente. Ti giuro, se anche lui ha Shang-Chi dopo potrebbe essere un problema. A sinistra non può fare altro, proprio continuare a scartare e ingrossarsi Morbius. La priority ce l'ho io, quindi Shang-Chi perde totalmente di significato a sto punto. Però di carte per pescare io ho soltanto Cable. Non lo so, sapete, perché Cable mi conviene comunque giocarla, che non fa del male. E poi potrei mettere Jessica Jones, però diventerei più forte con Thor. Pesca tutte le carte che costano 0, io non dovrei avere carte che costano 0. Comunque questa costa 5 nel caso, quindi posso ancora giocarne una, ma... Vabbè, sì, Kitty Pride ci può stare. Tanto questa avrebbe sempre più 2, quindi cambia niente a giocarla o non. Però se lui ha snappato, regà, secondo me ha Shang-Chi. Quindi se lui ha Shang-Chi mi conviene giocare questo di qua e questa di qua. Regà, se vinco vado infinito, se perdo non vado infinito. Vediamo, ti prego. Ok, dai, dimmi che hai Shang-Chi, così te lo metto in quel posto, bro. Dai, dimmelo. Apocalypse. Però ho vinto lo stesso, zio. Ho vinto lo stesso, non c'è problema. A parte che se avessi avuto Shang-Chi... No, ho fatto comunque bene perché lui aveva questo. Ragazzi, siamo infinito, let's go. In teoria, vado a 1 più altri 7. Let's go, proprio puliti, giusti, precisissimi. Io qua devo andare a riscattare tu. Vabbè, prendo questo titolo che non mi dice nulla. Prendo la variante misteriosa. Mi dà bella questa di Tempest, di Storm, che Tempest. Bella, bella pulita. La imposto anche come preferita. E vai pure a rimpiazzare, crediti per... Ora no, prendo questo, prendo l'oro, prendo anche questo bel dorso che è ispirato a Wolverine, molto carino. Raga, direi che è arrivato il tempo ora di tryhardare sulle conquest. In realtà un po' ci sto già giocando ed è molto più difficile vincere qua. Va bene, mi raccomando, bel like, iscrizione, scampanellata tattica, già lo sapete. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video, bellissimo.